Allora, dunque, noi adesso è ripartito il piano per l'offerta termale del governo, adesso noi ne parleremo come civetta. Cosa succede qui? Come si preannuncia la stagione per le Terme di San Vittore? Bene, le Terme di San Vittore quest'anno avranno una nuova immagine, perché comunque siamo partiti con un nuovo marchio e non si chiameranno poi più Terme di San Vittore, si chiameranno Terme di Frassassi. Terme di Frassassi con un nuovo marchio e con una nuova, diciamo, politica commerciale. Saremo molto presenti sulla pagina Facebook e sul sito che stiamo realizzando e ci saranno anche le possibilità di fare le prenotazioni online. A parte questo, il cuore proprio delle terme verrà completamente ristrutturato, i lavori sono in corso, così da dar modo all'inaugurazione che verrà fatta il 29 e il 30 aprile. Sarà un sabato e domenica, qui sarà una festa per tutto anche il paese e daremo la possibilità a costi veramente irrisori di provare le nostre attrezzature, soprattutto tutto il reparto dell'estetica termale e quello dei massaggi. E a livello del reparto cure, quali sono le proposte attuali? A livello di cure sono sempre le stesse, sono quelle delle cure inalatorie, le insoffrazioni, le cure per la solita rinogena, la nebbia, insomma, tutti i nostri vari prodotti che sicuramente quest'anno miglioreremo perché apriremo anche il